Eccoci qui di nuovo in studio su Rete 8 Sport 23:45, terzo tempo live senza soluzione di continuità. Si chiamava 91esimo, il post partita in diretta con Enrico Giancalli. Abbiamo sentito tutti i protagonisti, anche l'ex più atteso Ben Ali, che ha regalato una gemma questa sera, davvero un autentico gioiello da tramandare ai posteri. Tra poco, quando arriveranno le immagini, ve lo faremo di nuovo rivedere. Adesso terzo tempo live sempre con Aldo Fattore e Maurizio Tacchi, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, il mio invito, perché effettivamente non è così presto. Tu di solito a mezzanotte stai già a letto. Ma io alle 10:30 spesso metro vecchietto, non è che sono... Però ti vedo tonico, facevi le scorribande notturne poche, perché il giorno dopo devo andare a lavorare. Maurizio è un atleta. Maurizio ha 45 anni, compiuti lo scorso 16 settembre, si può dire perché non li dimostri, continua a giocare e continua a decidere i match, gli incontri con le sue zampate, le sue progressioni. Perché posso corre ancora. Una cosa a proprio di Maurizio, beato lui. A proprio di Maurizio. Adesso lui, mentre noi non eravamo in onda, stava facendo delle disquisizioni tecniche. Effettivamente si vede che un allenatore. Certo. Io mi meraviglio che ci sono. Ecco, un allenatore come Lucarelli, che dovunque è andato, ha fatto ridere allenare in Serie B. Lui ha fatto il secondo, Si chiamano sponsor. Ma negli allenatori non dovrebbero essere sponsorizzati, meritocrazia. Ma Lucarelli, lo sappiamo, da Pontedera, che ma non cadiamo dalle nuvole. Non lo parliamo, no. Che ha fatto? No. Ha fatto ridere. Dunque, a Catania c'è una situazione. Ma dai, lo metti in difficoltà, dei colleghi non si può ma parlare. Ma è ora mai che mai. Invece di questo. I fatti sono questi, Lucarelli. I fatti sono questi, sono dato questi. Che io non devo rendere conto a nessuno. E questo è il discorso. Allora, quelli bravi stanno alla finestra e poi raccomandati vanno. Purtroppo è così. Purtroppo. Allora, vediamo il quadro completo dei risultati. Non l'abbiamo fatto prima, rinfreschiamo un po' la memoria, quello che succede. In questo primo turno infrasettimanale previsto dal calendario, si è giocato questa sera alle 21, domani due posticipi, Cremonese Cosenza alle 19, Foggia Padova alle 21. Questa sera è successo che il Brescia ha battuto il Palermo 2-1, doppietta di Donnarumma, tra l'altro la prima vittoria del Brescia in campionato, e chi ha cambiato l'allenatore ha avuto già ragione, perché il Brescia ha vinto la sua prima partita, così come il Carpi, che ha espugnato il campo di Perugia allo stadio Renato Curi 1-0, ha deciso Mokulu, ma attenzione, Moscati sullo 0 0-0, al primo tempo ha sbagliato un calcio di rigore. Gli altri risultati: a Cittadella Benevento batte Cittadella 1-0, a Livorno Lecce batte Livorno, tanto per approfondire il discorso Lucarelli, allenatore del Livorno, Lecce batte Livorno 3-0, Pescara Crotone 2-1, doppietta di Mancuso, tra l'altro Ben Ali aveva momentaneamente pareggiato i conti, Salernitana Ascoli 1-1, Ascoli in vantaggio nei primi minuti della partita con Ninkovic al 61esimo, il pareggio di Ditacchio, e poi Verona batte Spezia 2-1, è stata una bella partita anche questa, con lo Spezia in vantaggio con Bidawi che aveva preso il posto di Nicolas Pierini, un giovane attaccante del 99-98 se non vado errato, scuola Sassuolo, aveva preso il posto da qualche minuto di Pierini, ha sbloccato il punteggio, poi però il Verona ha prima pareggiato con Matos e poi ha effettuato il definitivo sorpasso con Zaccagni al 78esimo. Cremonese Cosenza abbiamo detto domani alle 19, e poi Foggia Padova a chiudere il programma di questa quinta giornata alle 21, sempre di domani, ha riposato il Venezia. La classifica che arride sempre di più ai colori biancazzurri imbattuti dopo 5 partite, 3 vittorie e 2 pareggi. Verona sempre in testa con 13 punti, al secondo posto il Pescara in splendida solitudine, 11 punti all'attivo. Terzo Benevento, le due favorite, Verona e Benevento, e il Pescara si è messo lì, ma certo è ancora presto per guardare la classifica, però questo inizio Maurizio fa ben sperare, cioè voglio dire, 5 partite, 3 vittorie, 2 pareggi, questa squadra organizzata, compatta, che vince anche, che è più forte anche delle avversità e delle difficoltà, insomma fa ben sperare questo cammino. Beh, sicuramente, quando nella casella dopo 5 giornate delle sconfitte c'è 0, è un buon segno. No, ma ripeto, io l'ho vista stasera e sinceramente mi ha impressionato, nel senso, perché a livello tattico, anche come è stata interpretata dai giocatori stessi, si sono dati una mano tutti quanti, anche chi è entrato, anche se è entrato poco tempo, perché la prima sostituzione l'ha fatta intorno
alla mezz'ora, quindi sì, vuol dire che comunque la squadra, quando un allenatore ci mette un'ora a fare un cambio, vuol dire che o le cose vanno talmente male e non si vuole fare entrare per non mettere in difficoltà chi entra, o come stasera anche difficoltà a far entrare, a muovere determinate pedine, perché le cose stavano andando come sono andate. Chi è entrato ha dato il suo contributo e questo deve essere la forza. Oggi chi è allo stadio penso che sia stato soddisfatto in toto del risultato, ma soprattutto della prestazione. Sì, soprattutto perché è stata una sfida comunque vincente e emozionante, bella, no Aldo? Sì, cioè, ma io delle partite a Pescara quest'anno le ho viste tutte. Già aveva dimostrato di una certa solidità, per esempio già la prima partita che avevano avversato la Cremonese, sì, come no, dove rischiava di perdere una partita che non meritava di perdere, sì, è riuscita proprio con la compattezza di squadra, è riuscita a pareggiarla e forse la poteva anche vincere quella partita. Con Livorno ha sofferto, è riuscito a vincere, quindi è una squadra che sta migliorando di partita in partita fino a oggi, però credo che oggi abbia contribuito anche alla prestazione del Pescara anche l'avversario, perché quando due squadre giocano a calcio vengono fuori i valori. Il Pescara io credo che ci abbia dei valori indiscutibili questa squadra, e poi quest'anno, al contrario forse degli altri anni, ogni ruolo è coperto da due persone. Assolutamente. E quindi questo è importante. Se ricordi la settimana scorsa parlavamo del centrocampo. Infatti la domanda è questa: ci sono titolari inamovibili in questa squadra? Beh, insomma, a giudicare dai Fiorillo, Brugman, Memusciai, sembrano essere intoccabili, no? Beh, sicuramente la famosa tra virgolette spina dorsale o 4-5, bisogna che ci siano in campo, perché poi l'importante è... Certo, Campagnaro se sta bene è un intoccabile, è normale. Certo, torniamo al discorso di prima, l'esperienza vuol dire tanto, però anche i segnali che dà l'allenatore, perché comunque ha cambiato, ha variato varie formazioni in virtù anche dell'avversario, e questo tiene tutti sulla corda, e tutti quanti possono giocare in qualsiasi momento, e questo non può che rafforzare il gruppo stesso. Giampiero Spex, leggiamo qualche commento, scrive: da quando il mister Pilon guida il Pescara 3 sconfitte, 2 in inferiorità numerica dall'inizio del primo tempo e 1 con una squadra di Serie A fuori casa e in Coppa Italia, 0 commenti, solo rispetto. Non abbiamo mancato di rispetto. Stiamo parlando in termini positivi. Anzi, siamo perfettamente d'accordo. Tra l'altro, lo score di Pilon dallo scorso anno: 14 partite, 5 vittorie, 7 pareggi e solo 2 sconfitte. Una delle quali maturata proprio a Vercelli in situazioni anche un po' particolari, con Crescenzi, no? Espulso dopo 6-7 minuti. Poi adesso i messaggi ci possono essere, ma forse era ironico, perché noi stiamo parlando bene, però il discorso di, secondo me, il discorso da fare è questo: noi dobbiamo permettere, innanzitutto i tifosi devono andare allo stadio sempre più numerosi, perché questa squadra se lo merita, però Pilon sta per l'ennesima volta dimostrando di saper far ruotare gli uomini e tutti si fanno trovare pronti. Facci caso. Assolutamente, tutti sono pronti. Tornando, voglio fare una rapida digressione, perché giustamente tu dicevi non c'è più meritocrazia. Però se parliamo anche di Pilon, anche Pilon è un esempio lampante, perché Pilon è stato allenato il Carpi l'ultima volta, allenato in B prima di Pescara 4 anni fa. Tra l'altro a Carpi ha fatto un ottimo lavoro nel 2014, sostituendo Vecchi, l'attuale allenatore del Venezia, salvando la squadra e portandola ad un passo dai playoff. Dopodiché soltanto se non aveva padrini. Cioè, è strano. Torniamo al discorso Lucarelli. Non dimenticavo Pilon, se non sbaglio, è stato quello che ha fatto anche i preliminari col Chievo. Champions League. I preliminari in Champions League, sì. Quindi al di là di quello. Col Chievo. Mi ricordo. Ha portato il Treviso in Serie A, 3 promozioni dalla D alla B. Però in Coppa Italia gli ho fatto gol, gli ho fatto perdere la partita. Quando è iniziato? Dimmi un po', che partita era? Treviso-Ravenna, 0-1. Ah, Treviso-Ravenna, 0-1. Quindi si ricorda di te sicuramente. Non lo so, poi ne ha visti talmente tanti altri bravi giocatori. Quindi stiamo parlando.
95, no? Nel 95, quando? C'era Bertarelli con qua... te, sapendo. No, dopo, Bertarelli dopo. Caro Aldo, giocato quando era giovanissimo con Cristian Vieri, un certo Buonocore che era un fenomeno, lo ricordo perché guarda, sono andato a leggere. Guarda che questo signore... No? Sì. Se non sbaglio, aveva il nonno che era un fenomeno. Sì. No, mio no, padre, mio padre. Juan Carlos Stacchi. Juan Carlos che stava con Napoli, che faceva le sandre a Napoli e Torino. Faceva i gol. Certo. Lui e Palanca su, direttamente anche in calcio d'angolo. Certo. Non so se ti ricordi. Come no, come con Napoli. Come. Beh, insomma, nel Ravenna era giovanissimo, avevi credo 20 anni. Sì. E certo, non era facile in Serie B, però no, sei stato poi 3 anni nel Ravenna, hai giocato con gente come Lamberto Zauli, Buonocore, certo. Cristian Vieri, cioè, giocatori, cioè la vidi una volta, insomma, era un po' diverso, diverso, ecco, diciamo diverso. Così, però è molto preparato, ecco perché sì. Adesso fino adesso ha lavorato, ha fatto il secondo, mi sembra. Lui è stato stretto collaboratore di Dino Pagliari, con Dino Pagliari, il quale adesso si è che è un ottimo stratega, insomma, sì, è responsabile da quest'anno del settore giovanile della Terna. Quindi da quest'anno in poi corri da solo, nel senso che insomma... Sì, purtroppo sì, cioè nel senso perché comunque sono stato 10 anni con lui, mi ha insegnato tanto a livello calcistico, ma soprattutto mi ha insegnato tanto fuori dal campo, certo. E a gestire, a leggere determinate situazioni, e torniamo al solito discorso. È vero. E gli uomini con i capelli bianchi hanno sempre da insegnare qualcosa. Assolutamente. E c'è sempre, sono d'accordo. E c'è sempre da imparare. Assolutamente. Da tutto e da tutti. Ha fatto un'ottima carriera Dino Pagliari, insomma le ultime esperienze, sfortunata quella di Gubbio, dove secondo me stavate facendo molto bene, fa parte del gioco, però ricordo un Dino Pagliari a cui io facevo sempre domande provocatorie, abbiamo anche bisticciato un È un carattere a Lanciano, ecco, dove Dino Pagliari sostituì Eusebio Di Francesco, che era la prima esperienza dell'allenatore, ricordo, nel 2009. Mi ricordo che c'era Dino Pagliari, allenatore a Lanciano, che è perse in casa con la Valle del Giovenco, che era il 9. Sì. Questa è storia, certo. E Lanciano era in 11, fu contestato. No, pareggiamo, non perdemmo, pareggiamo. Vincevamo 1-0 e ci pareggiarono. Grandi contestazioni. Comunque grande persona, vedi, persona tutta d'un pezzo. Io sono stato a Roseto con Giovanni Pagliari, il primo anno della C2, sono bravi, però non hanno mai fatto, evidentemente Giovanni aveva un caratterino pure lui abbastanza fumoso, diciamo. Sì, più fumoso. O fumino, come si dice. Però Dino ha avuto, per esempio, ricordo quando vinse il campionato a Ravenna di C1 nel 2007, magari quello poteva essere un momento giusto per spiccare il volo. Lui ha sostanzialmente allenato in C. No, squadre importanti, sì. Noi forse il treno che ci è sfuggito è stato purtroppo la finale playoff col Pisa, con il Latina, dove perdemmo la finale in maniera poco chiara, diciamo così. Diciamo io non metto mai le cose, ma quella è rimasta forse lo spartiacque. Sono quegli episodi come succedono una che partita, cambiano un po' cambiano le il corso della storia, insomma. Sì, come se prendi il palo fa gol e il risultato varia, lo stesso discorso. Abbiamo fatto un po' di Amarcord, anche perché Dino Pagliari, che ha allenato in Abruzzo un anno e mezzo a Lanciano, se non vado errato, è sempre un grande personaggio, un ottimo allenatore. Allora, leggiamo, aspettavo un Pescara, vai un po' dietro, scusa Danilo. Danilo, dietro, perché stavo leggendo il primo post. Sono post. 6 anni, quello sono ecco sei. Qui, allora, Fabrizio Santeosanio scrive: aspettavo un Pescara così da 6 anni, emozionante vedere una squadra così tosta e convinta, ha ragione. Del Grosso immenso, Macin deludente, secondo voi? Beh, effettivamente, Del Grosso devo dire molto bene, malgrado le 35 primavere, devo dire molto che esperto, si è presentato molto bene quest'anno. Macin forse un po' troppo rispetto corrente alternato. È stato un po' a sprazzi Macin, come giudichi la prestazione di questo giocatore? Io sempre nell'ambito collettivo la sua parte l'ha fatta, anzi ha recuperato 3-4 palloni, poi... Il calcio è fatto di giocate di 5 secondi, cioè uno può fare possesso 80 minuti di palla, la squadra avversaria fa una verticalizzazione, in 5 secondi sposta la partita. Macina ha recuperato una gran palla a centrocampo e ha messo Marras nelle condizioni di chiudere la partita. Se avesse fatto gol la valutazione sarebbe stata... Tanti auguri, compleanno di questo ragazzo.
sarebbe stata ancora diversa, diversa la valutazione. Quindi nel complesso, almeno secondo me, avendo visto la partita, ha fatto la sua parte. Tutti hanno dato un contributo importante, insomma, certo. Soprattutto perché la partita non era facile. Buonasera, ma del Sole non gioca mai. Antonio Ramacciato, che saluto e ringrazio. Beh, sì, effettivamente. Lo farà giocare. Sì, ma io sono convinto, perché poi Pillon non chiude le porte a nessuno. Non cioè nessuno. Se ti alleni con piglio, con impegno, con determinazione, secondo me la chance te la arriverà, dà. Arriverà il turno del Sole. E comunque ho sentito che Pillon è contento di come si sta allenando del Sole. È chiaro che lì davanti ha tanta scelta, cioè non è facile neanche per un allenatore, penso, no? Assolutamente, cioè, assolutamente no. Cioè, nel senso che magari avere questi cioè queste oggi, problematiche. Cioè oggi è rimasto ai margini Capone, voglio dire, che non era andato bene col Foggia, però Capone hanno scoperto fuori anche Monachello, che aveva giocato. Ma tanto alla fine sono sempre fatti che dimostrano. Cioè. Il mister sta dimostrando di dare l'opportunità a tutti. Verrà il momento in cui verranno utilizzati quelli che non sono stati utilizzati adesso. Il problema è che se l'allenatore, come succede in alcuni casi, non dà questi spiragli qui, invece il mister lo sta dimostrando. Anche la prima partita che ero ospite, quando è entrato Mancuso a Cremona. Già si stava dicendo perché non ha giocato dall'inizio, sì, mi ricordo, tutte queste cose qua. Perché ha giocato Marras e non Mancuso? Tutte le cose. Alla fine la cartina di tornasole è sempre l'opportunità che ti dà l'allenatore, che ha dimostrato che ci sarà spazio per tutti e che deve essere la forza di un gruppo, perché comunque ne giocano 11, il gruppo sono 20, 23, certo. Si vince e si perde tutti insieme. Andiamo a leggere qualche post. Mezzanotte e 24 minuti, ricordiamo che il Pescara giocherà lunedì prossimo. Posticipo a Padova, che è una delle tante squadre in cui ha militato Maurizio Tacchi. Quindi sì. Questo lo diciamo. Sì, 98-99. Tanto Padova è un campo che ci ha sempre portato bene. Sì. Ricordi proprio la rincorsa di Zeman, cominciò. Quindi 98, scusa un attimo, 98-99, no, quindi 99-2000, perché 97-98 c'era stato Pillon, che ha allenato anche Allegri in quel Padova che faceva la B. Poi andò male a Pillon quella stagione, mi sembra che le retrocessioni. Sì, ma poi mi sembra che non riuscì a completare la stagione stessa. Ma Padova ricominciò la rincorsa 6-0. Sì, e sì. Poi Zeman vinse tutte le partite. Sì, quella è stata un'altra partita epica, sì, del a Pescara. Padova ci porta bene, mentre sì. Brescia no. Padova, sì. Andiamo a leggere qualche post. Allora, già si esalta Aldo Fattore. No, io non mi esalto, io mi salvato. È già esaltato addirittura, dai, vabbè, non esageriamo. Simone D'Annibale, ciao Massimo. Pillon già dallo scorso anno ha dimostrato di essere un allenatore preparato, in più è un grande comunicatore e motivatore. È un allenatore che sta facendo riavvicinare finalmente il pubblico alla squadra, e non è poco. Per quanto riguarda l'avvio di campionato, molto promettente, ma sempre piedi per terra. Siamo solo a 5 giocate, molto presto per fare pronostici. La fiducia però è tanta, un abbraccio, mi pare un parere molto equilibrato. Sono d'accordo con te, Massimo, Simone. L'anno scorso, sì. Dopo le prime partite, proprio qua, tu ti sei augurato, sì. Sei augurato che Pillon potesse rimanere a Pescara. Beh, certo, aveva fatto benissimo. Da subito, dopo due o tre partite. Nel momento più delicato della stagione, esatto. È stato molto saggio, perché non è andato a cambiare praticamente nulla, ci ha messo bravo. Di suo a livello, è chiaro, insomma, a livello psicologico è stato molto bravo, perché entrare in quello spogliatoio, secondo me, tu hai fatto il giocatore, non era facile in quel momento, no? Assolutamente no. Con giocatori anche di grande esperienza, quindi no, ma quando le cose non vanno per il meglio, la cosa più difficile è quello. Sì. Il tifoso, comunque quello che ha scritto il post, ha detto una grande cosa: sì. Un grande comunicatore, grande comunque. Che è una grande sì. Dote. Una grande dote, ripeto. I numeri, i fatti lo stanno dimostrando. Assolutamente, assolutamente. I numeri sono da parte di Beppe Pillon, lo sta dimostrando. Poi anche, insomma, è una persona molto simpatica, è la solare, gente, solare. Un positivo. Sì, in una piazza sì. Come Pescara, esatto. Come tante altre, esatto. La positività in qualsiasi persona momento. Anche molto disponibile, soprattutto umile. Umiltà, insomma, è una merce rara, soprattutto tra gli allenatori, soprattutto quelli della Nouvelle Vague, caro Aldo, quelli moderni sono non sempre so, un po'. Ma
fatta eccezione per Maurizio, naturalmente. Ci sono anche gli Maurizio umilissimo. Gli allenatori antichi, credo di essere chissà che. Però. Ah, questo è anche vero. Questo è anche vero. Allora, andiamo a leggere qualche altro post. Ci avviamo alla conclusione di questa trasmissione con Aldo Fattore e Maurizio Tacchi. Luca Esposito, quest'anno abbiamo finalmente una difesa di ferro. Gravione insuperabile, un centrocampo che nel nostro gergo moccica. E l'attacco che corre con gli esterni e segna con le punte, tranne Cocco che continua a non convincermi. E poi grande Pillon, davvero una grande persona che ci tiene tanto la sua squadra. Andiamo avanti, altri post, ne sono davvero tanti questa sera, vediamo un po' chi scrive. Tullio Di Rita, buonasera Massimo, a te e ai tuoi ospiti, finalmente dopo anni di delusioni e figuracce per tutta Italia torniamo a dire la nostra, almeno nella serie cadetta. Non mi aspetto la promozione a tutti i costi, mi basta che il Pescara continui a giocarsela con tutti a viso aperto come ha fatto sino ad ora, poi sarà quel che sarà, credo. Buona Bravo. Trasmissione a tutti. Questo è un bel messaggio. Sì, è vero, assolutamente. Salutiamo Tullio che ci conosciamo, segue spesso gli allenamenti. Stefano, Jessica di Gianberardino, grande Pescara, Gravion come sempre un muro, Memuscia sta tornando ai suoi livelli e Mancuso se gioca sempre punta centrale, quest'anno sarà capocannoniere di Serie B. Pillon bravissimo allenatore, sempre bravo a leggere le partite con i cambi al momento giusto. Germano Gravina, l'amico Germano, nostro fedele telespettatore, andiamo a leggere il suo messaggio, l'avevo scritto ieri e Pillon mi ha ascoltato. A me un trio d'attacco Marras, Mancuso, Antonucci non dispiace, se trovano l'amalgama sono problemi per tante squadre. Pillon mi leggerà, buona giornata o meglio ancora buona serata. Ciao Germano, effettivamente l'aveva scritto ieri, devo dare atto, un tridente Mancuso punta vertice con Marras e Antonucci non mi dispiace affatto. Evidentemente Pillon l'ha letto. Chissà, può essere, tutto può essere. Gran bella partita, Luca Tauro scrive, di carattere, forse anche di qualità. L'unica pecca secondo me di Pillon non aver tolto Antenucci 10-15 minuti prima, per il resto tutto bene, da ringraziare anche la Dea Bendata queste partite, puntini puntini. E Maurizio, su Antonucci sei d'accordo col telespettatore che diceva magari toglierlo un po' prima? Beh, sicuramente ha un gap rispetto a tanti avversari a livello fisico. Che lui riesce a sovvertire con la qualità che indubbiamente ha, altrimenti anche perché la Roma ci crede tantissimo su queste cose qui. E non dimentichiamoci che è alle prime esperienze, e quindi bisogna tener conto anche, cioè, dalla primavera alla Serie B c'è un salto talmente enorme, totalmente diverso, e credo che personalmente per lui, torniamo al solito discorso, un allenatore come Pillon non possa che fargli bene nella crescita graduale del di Antonucci stesso. Assolutamente. Aldo, e poi andiamo in pubblicità. Io penso che questo è un ragazzo destinato a fare una grande carriera, e sai che mi ricorda? Sì. Anche se sono diversi. Il Politano il primo anno qui era molto, giocava, però non so se ti ricordi quando. Non sono d'accordo. Politano inizialmente non mi convinceva tanto. Non sono d'accordo, Politano secondo me. Anche Caprari inizialmente non convinceva come giocatori tecnicamente validi, almeno io così, però che non, almeno inizialmente sembrava. Politano è il mio pupillo. No, però Politano già veniva da esperienza, a Perugia con Andrea Camplone. Sì. Però anche Caprari, sai che c'ho il mio genere romanista, quello segue pure in primavera la cosa. E quando vedeva Caprari o Politano, dice, ma questi sono dei fenomeni. Però qui non lo dimostra, poi piano piano sono venuti. Però come diceva Maurizio, e poi andiamo veramente, lo giuro, in pubblicità, altrimenti mi scanna dal mio 5. Anche mia moglie simpaticamente, mi scanna, il nostro regista, effettivamente lo ha fatto intendere, lo ha fatto capire Maurizio. Allora, Politano, prima di Pescara è stato a Perugia in C, fece credo 8-9 gol con Camplone allenatore. Peccato che ha perso gli playoff con noi. Ecco, tra l'altro. E quindi era importante fare il passaggio intermedio, molto probabilmente. Cioè, il passaggio intermedio dalla primavera, un campionato di C1 e poi la B, e allora un'altra cosa. Ma guarda che abbiamo un esempio, Ciceretti, ha giocato all'Aquila. Sì. È stato un flop. Come no? Mezzo Amato flop. Ciceretti. Ti ricordi? È andato a Benevento l'anno dopo. Sì. È stato un'arma vincente.
voglio dire, però, sono importanti i passaggi intermedi. Però in questo caso il ragazzo si vede che è super dotato. Secondo c'è me, lo stesso Insigne, stiamo parlando di un talento puro. Insigne però aveva giocato a Foggia con Zeman. Ma quello poi è tornato a Foggia in C1, fece 19-20 gol, qualcosa del genere. A noi ci fece 2. Quindi, però lì è vero, stiamo parlando di un talento. Però anche lui ha avuto bisogno di un passaggio intermedio. Sono d'accordo con questo. Comunque sia. Assolutamente. E questo è come gli allenatori che lo fa la gavetta. Però ho detto, mi ricorda così vagamente. Politano, perfetto. Politano, grande carriera. Tra l'altro un romano atipico, molto sul pezzo. Andiamo in pubblicità. Eccoci qui, mezzanotte e 35, ancora 5-10 minuti al massimo e poi daremo la buonanotte a tutti coloro che sono rimasti in visione e all'ascolto fino a questo momento, con Aldo Fattore e Maurizio Tacchi. No, perché siete stati bravissimi. No, assolutamente. Allora, Ben Ali, come... cioè un gol simile a quello realizzato, tu dici, a Verre, da Verre? Ma anche da Verre a Trapani. Allora io ho ripensato subito a Brugman ad Avellino, certo sono diversi, però insomma la distanza è più o meno quella. Qui era più difficile, perché aveva l'uomo davanti e ha tirato, qui, o quello di Ben Ali, quello di questa sera. Andiamo un attimo Brugman, anche lì c'è stato un errore del portiere, vabbè la difesa qui. Guarda, ha fatto... era solo. Ecco qui, vedi? Ha preso la mira. Però da molto, da almeno 10-15 metri più lontano. Che dici Maurizio, questo è un gol? Stiamo parlando di due capolavori. Vero? Quello di Verre a Trapani lo ricordi? Sì, perse palla. Secondo te è simile a quello realizzato da Ben Ali questa sera? Sì, no, sì. Mica tanto. Qui torniamo al discorso tattico di copertura della palla. Copertura della palla. Perché uscì il portiere, andò sulla destra, scaricò la palla, non si preoccupò di tornare subito in porta e per un po' non prese, non prese la palla. Per un po'. Quando ha scaricato la palla, si fosse subito, bravo, è partito dopo. Però è stato bravo anche lì. No, e lì è stato bravissimo. Chi l'ha fatto è stato bravo. Perché guarda, si ferma, la palla, lui si ferma. Se lui corre subito in porta, rischia di prendere la palla. E qui ha perso il calcio. Tra virgolette, ha ragione. Il discorso che parlavamo prima di coperture della palla. Vedi, ha dato con la mano, guarda, lui è fermo, palla, lui deve andare via subito. Eccolo. Quindi, come tasso di difficoltà. Quello di oggi più complicato, quello di Ben Ali stasera, rispetto a Brugman ad Avellino. Sì, c'aveva l'uomo che gli stava rincorrendo e. Forse è più difficile così. Più a livello emotivo, forse è più difficile è l'ultimo. Visto la posta in palio. Certo, quello di Verre a Trapani, che tutti ricordano. Vedi, lo fa Maradona, Succede anche questo. Lo fa Benali. Succede anche questo. Maurizio, ti volevo fare l'ultima domanda. Tattica. Allora, io chiesi a Pillon dopo la prima partita, siccome già si parlava di Mancuso, meglio da punta centrale, no? Chiesi proprio alla vigilia della seconda gara di campionato con Livorno se poteva essere utile, cioè se Mancuso era più utile da seconda punta o da prima punta. Lui mi ha detto, lui disse proprio testualmente, rispose testualmente, può giocare anche da prima punta. Infatti ha giocato oggi, diciamo, da punta centrale, da riferimento centrale. 4-3-1-2 lo può fare questa squadra? Ma secondo me ha le qualità per poterla fare. Qualsiasi tipo, perché come abbiamo detto prima, ha comunque una rosa che gli può permettere di scegliere sia tra i giocatori sia il modulo da poter utilizzare, e ha dimostrato in queste ultime partite che non guarda solamente in casa propria, ma guarda anche in casa avversari, e sicuramente lo farà anche con le altre squadre, in base anche all'avversario che andrà a incontrare. Questo è vero, però il problema, la domanda che io mi sono posto, col 4-3-1-2 per esempio un giocatore come Marras poi diventerebbe inutile, cioè per dire, no? Un giocatore... Ma dipende sempre da come occupi lo spazio, perché alla fine sono solamente numeri, perché altrimenti anche nelle categorie superiori, guarda il Real Madrid gioca tutti attaccanti. Posso per fare dire una domanda? Come no? Tecnicamente. Certo. Secondo te, Maurizio, Mancuso potrebbe giocare meglio con Murachello o con Cuoco? Scusa se la domanda. Questa non è male come domanda. Ma dipende dipende sempre. Dipende anche chi ha. Torniamo al solito discorso.
come caratteristiche, ne parlavamo prima, non è una prima punta come prima punta, intendiamo Mancuso. Noi la prima punta oggi, sì, per dire, è stata il punto più avanzato, sì, perché come diceva giustamente Aldo, in alcune circostanze una vera punta tra virgolette, proprio come intesa come bomber, così avrebbe fatto delle letture che poi la palla fosse, arrivasse o non arrivasse, un altro discorso. E quindi è diciamo una punta, atipica, di movimento atipico, Mancuso, ecco. Punta di movimento. Dipende sempre con chi ha a che fare. Tu, quindi per te puoi giocare così con l'uno che con l'altro. Secondo me, se uno intelligente, sfrutta le proprie caratteristiche anche in base al compagno che hai. Certo, a me verrebbe a pensare più per esempio a un giocatore come Cocco, che potrebbe fungere da apripista con la sua fisicità. Ma infatti una cosa che mi dispiace, tra virgolette, è che a volte si vuole buttare, non dico la croce addosso a qualcuno. Io l'ho detto la prima trasmissione qui, ci sono registrazioni, io secondo me Cocco quest'anno farà un campionato importante. Al di là del discorso numerico di gol, perché in un impianto di gioco come quello del Pescara ognuno ha la propria funzionalità, sarà il mister sarà bravo a gestirlo nei migliori modi. Ripeto, i numeri sono importanti perché vanno letti, però anche le prestazioni nell'ambito della squadra devono essere viste in funzione appositamente della diciamo squadra. Diciamo che stessa. Ognuno può dare il suo contributo, perché è chiaro che se Cocco può fare un campionato importante, come dici secondo tu, me ne sia, sì, e ne siamo convinti. Poi dopo però il problema è Monachello gioca, non ho gioca capito. Allora, la Serie B è il campionato tra virgolette più difficile, c'è posto è per più tutti. È di lettura impossibile, è sempre stato così la caratteristica delle serie, della Serie B, a parte due o tre squadre che forse sono più come si chiama, sono migliori almeno sulla carta, che possa essere il Benevento della situazione, il Verona stesso, poi le altre se le gioca, ogni partita è una storia a sé, e quindi sarà una battaglia ovunque. Ripeto, se io devo giudicare il Pescara per quello di stasera, sia tattico che tecnico, è una delle più forti. Sì. Ne parliamo la settimana scorsa, ha giocato una partita cioè è troppo volubile la situazione. Lì ripeto, aspettiamo qualche altra, tipo 4-5 partite, per dare un giudizio più o meno definitivo su questa squadra, secondo te? Ma il giudizio si può dare pure adesso, perché comunque uno intravede le potenzialità che può avere una squadra. Però, però sulle prospettive che potrebbe avere in questo campionato, magari è il caso di aspettare. Ma partita dopo partita, perché domenica è la risposta da allenatore. Perché sabato abbiamo visto un tipo di Pescara, e casomai è così. Oggi ci saltiamo perché comunque ha dato dimostrazioni. Io però sono dell'opinione che se il Pescara e gli interpreti hanno fatto una prestazione come quella di oggi, vuol dire che comunque ce l'hanno. Poi la possono fare come non la possono fare. Ci stanno dei momenti in cui stai bene fisicamente, non stai bene fisicamente, trovi l'avversario, cioè sono tante componenti. Però il fatto di una partita come quella di oggi, che ha fatto intravedere che comunque le potenzialità ci sono, è solamente un segno positivo. Assolutamente. Quello che ha detto, la Serie B è un campionato micidiale. Sì. Poi c'è sempre un momento di crisi, è sempre come l'affronti, dell'imprevedibilità e dell'incertezza. Comunque, però queste ultime due squadre che il Pescara ha affrontato hanno confermato che non è così scarso sul piano della qualità questo campionato. Mi riferisco a come hanno giocato Foggia e Crotone. Cioè Foggia e Crotone a me non sono dispiaciuti affatto. No. Cioè si vede che hanno un'idea di gioco. Certo, partono dal basso, cioè non si evitano i lanci lunghi, c'è sempre uno sviluppo della manovra. No, maggior ragione è più difficile, nel senso, perché il livello della maggior parte delle squadre è livellato, quindi basta poco per spostare la traiettoria da una parte e dall'altra. Assolutamente. Insomma, un campionato sempre vincente. Leggiamo qualche altro post e poi andiamo a dormire. Tu mi sa che fai qualche altra cosa, Aldo? No, ormai. Remember. sono ricordi. Allora, leggiamo qualche post e poi ci saluteremo. Ricordiamo che domani si gioca in Serie D. Il Teramo giocherà in C il turno infrasettimanale a Imola contro Limolese, che ha espugnato il campo domenica. Della Giana Erminio. Il Teramo
ha pareggiato 0-0 con la Sammeettese domenica scorsa, domani la seconda trasferta, un punto in due partite per la squadra di Zichella. Igor Falini scrive: buonasera Massimo, sono contento e soddisfatto per questo inizio di campionato con ben 7 gol fatti e 4 subiti, e quest'anno abbiamo un centrocampo sontuoso. Volevo dare il merito alla società di essere riuscita a trattenere Brugman. Buona serata a te Massimo e ai tuoi ospiti. Grazie Igor, un abbraccio. Germano Gravina di nuovo: fuori casa Pillon può far giocare la mediana con Memushai, Canute e Brugman piuttosto. Staremo a vedere, comunque insomma sì, magari in casa, cioè lui dice fuori casa è meglio che non in casa, cioè in casa ha effettivamente utilizzato questi tre giocatori, col Foggia le cose non sono andate benissimo, meglio a Brescia, quando è entrato Canutè, non so se ricordi Maurizio, la partita di Brescia, sicuramente lì si è visto un altro Pescara con Brugman che si è liberato un po' di più della sua posizione, ha avuto un po' più di copertura, esatto, gli ha permesso di... certo. Nicola Brindisi: tutto azzeccato da parte di Pillon, finalmente un mister che sa preparare in base all'avversario le partite, cosa ancora più importante che le sa leggere e correggere in corsa, penso che possiamo arrivare fino in fondo, un abbraccio Massimo, ciao Nicola anche a te. Antonio Sicchio: ci siamo arrivati. Buonasera Massimo e ai tuoi ospiti, per la prima volta da 6 anni a questa parte non voglio parlare della società, mi limito ad elogiare i ragazzi in campo e mister Pillon che dopo il mezzo suicidio tattico di sabato oggi ha finalmente proposto un 4-3-3 con due esterni di ruolo e Brugman regista, dove fa la differenza? Se impariamo a chiudere qualche contropiede, avendo il centrocampo più forte del campionato per distacco e anche nelle alternative, potremmo essere una mina vagante al pari delle squadre di Zeman, della squadra di Zeman del 2012, che poi, se non ricordo male, ha fatto anche qualcosa di più. Questo è il post di Antonio Sicchio, siete d'accordo? Ma io per ora penso che il Pescara, e questo lo devono pensare anche i tifosi, debba giocare, come ha detto lui, partita per partita. Perché non parlo di play-off, si comincia a parlare, qualora ci trovassimo lì, verso aprile. Perché il campionato di Serie B è lungo. Anche se quest'anno, se dovesse rimanere il format a 19 squadre, comunque sono 6 partite in meno rispetto allo standard della Serie B. Rimane a 19 squadre il campionato. Secondo me sì, invece. Ma con l'entella la devono riprendere. Interverrà il Consiglio di Stato, probabilmente lì potrà succedere qualcosa, ma passeranno settimane. La cosa positiva l'ha detta Giorgetti oggi. Sì. Che se vogliono risolvere le divisioni delle televisioni dall'anno prossimo devono presentare i bilanci perfetti sia la Serie A che la Serie B. E se ne sono accorti solo oggi? Questa è una colpa, Lo so che è una colpa. Perché in base a questo non avrebbero dovuto partecipare all'ultimo campionato di Serie B Bari e Cesena. Lo so. Cioè non è che tu ti iscrivi e poi i bilanci fanno acqua. Comunque, da tutte le l'importante parti. L'importante è fare un bel campionato, perché la Serie B è per me il campionato più bello che ci sia. Assolutamente. E permetti, prima di finire, di dire una cosa. Sì. Stasera mi ha meravigliato positivamente, conoscevo, il signor Tacchi. Per me è in potenza un allenatore, sicuramente diventerà un allenatore bravo. Noi glielo auguriamo. Ci deve credere prima di tutto e poi... secondo me ci crede, il problema è che bisogna avere poi la possibilità di mettere in pratica le proprie teorie, e noi glielo auguriamo. Intanto continua a segnare i vari campionati, fa 3-4 campionati a settimana, non so come fa 3-4 campionati a settimana, Dai, quella allora ricordiamo, domani in Serie D ci sarà il turno infrasettimanale, non so se possiamo vedere il quadro completo degli incontri e poi ci saluteremo, c'è anche la Serie A, insomma si gioca a tutti i livelli, dalla Serie A alla Serie D in questa settimana, turno infrasettimanale, eccolo qui, terza giornata, non ci sono derby in programma neanche domani, inizio ore 15, Agnonese e San Nicolò Notaresco, che in testa alla classifica, la sorpresa di questi 100 primi 180 minuti, Avezzano Castelfidardo, Forlì, Pineto, Francavilla, Montegiorgio allenato da Massimo Paci, ex difensore del Siena in Serie A e di tante altre squadre, Jesina Savignanese, Materica Cesena, Recanatese Isernia, San Maurese Giulianova, San Giustese Vastese e Sant'Arcangelo Campobasso. Diamo uno sguardo anche alla classifica velocemente, giusto per così capire che cosa sta accadendo nel girone F, sono passate solo 2 giornate, in testa il terzetto San Giustese, San Nicolò Notaresco, Mirko Cudini allenatore, anch'egli un passato in Serie A nel Torino e nell'Ascoli, Cesena 6 punti appunto, sono le 3 squadre a punteggio pieno, poi Jesina, Montegiorgio e Giulianova 4, a 3 punti Forlì, Francavilla, Materica, Pineto, Savignanese e Sant'Arcangelo, San Maurese 2, 1 punto per Campobasso, Recanatese, Vastese, Castelfidardo, Agnonese, Isernia 0, -3
L'Avezzano, due sconfitte sul groppone per la squadra di Federico Giampaolo, che non avrebbe meritato nella gara d'esordio di perdere col Cesena, assolutamente. Però ha sbagliato partita. Non doveva perdere neanche. Nel secondo tempo sì, perché l'ha detto Federico Giampaolo, mi fido di quello che ha detto l'allenatore. Nel secondo tempo siamo spariti dal match, ha detto. La sintesi è stata questa. Buon primo tempo sul campo del Monte Giorgio, si è giocato in realtà sul neutro di Monte San Giusto. Sì, è nella matricola del campionato. Bel campionato quello di Serie D, Maurizio. Sì, sicuramente. Sicuramente questo girone, poi dopo la B è il campionato dalla terza categoria, anzi dagli amatori in su, perché comunque vince solamente una squadra, rischi di fare 80-90 punti e di arrivare secondo, quindi è il campionato in assoluto più difficile. Tra l'altro nell'ultimo turno, domenica scorsa, sono cadute le grandi o presunte tali a questo punto, anche se è ancora presto, però insomma le più accreditate, Matelica, la Vastese anche, che Francavilla perso a Campobasso, il Francavilla, il Sant'Arcangelo anche, il Matelica che ha perso a Pineto. Cioè, ormai il calcio si è livellato in tutte le categorie. Non è mai facile. Certo. Non è mai facile. Non si vince mai a tavolino. Comunque, un campionato, questo è poco ma sicuro. Ho visto la San Bertese a Teramo. Se la San Bertese è quella che deve vincere il campionato. No, non credo che lo vinca. No, ma appunto, ci sono squadre ben più attrezzate sulla carta. Poi può succedere di tutto. Il Teramo forse avrebbe bisogno, visto che Maurizio Tacchi fa ancora i gol. Certo. Ma lì la porta non la sono vedono d'accordo nessuno. Con te. Sono d'accordo. 0-0 e porta a 0. A proposito, il campionato di C, girone B, quest'anno il girone B è assolutamente Pordenone, rispetto agli ultimi rispetto agli altri. Sì, Pordenone, perché c'è un po' più un grande allenatore. Ci sono 5-6 squadre attrezzate. Sì, sì. Pordenone, Feralpi Salò. Certo. Feralpi Salò già mi piaceva l'anno scorso, sinceramente, se devo dire, anche perché poi è uscito col Catania in malo modo, per dire. E poi c'è un grande allenatore, secondo me, toscano, che per la categoria. Infatti dicevo Feralpi Salò. Poi c'è il Vicenza, Pordenone, che è ambizioso. E il Monza, non so Berlusconi che fa col Monza. Il Monza, no, Berlusconi è fatta, manca solo la firma. Sì, sono già passato lì, c'ha 6 punti, quindi... forse dei gironi è forse quello più livellato. Chissà che fine farà il DS Filippo Antonelli, che è stato un ex giocatore, lo conoscerai certamente, Maurizio, ha giocato anche nel Pescara, ex L'Aquila, 40 anni se non vado errato, un 78, è stato direttore sportivo del Monza, credo che lo sia tuttora, però se cambia la proprietà magari speriamo di no, perché Filippo ha fatto un grande lavoro. Ma non credo che cambino più di tanto, giustamente perché ha vinto, stanno facendo. E Filippo Agomeri, Antonelli, ha fatto un ottimo lavoro. Ma poi hanno dimostrato negli anni che non si butta mai. Se uno è bravo, se lo tengono stretto, infatti. Sai cosa non mi è piaciuta? L'affermazione di Leonardo circa Gattuso. Che ha detto? Perché non l'ho seguito. Praticamente ha fatto capire che deve dare una regolata, perché l'hai letto su che si gioca la panchina, insomma. Ha detto, perché noi dobbiamo... Se ne parlava già da un po', insomma. No? Evidentemente Conte sta proprio lì sull'uscio. Però Conte è il problema col Chelsea, lì c'è un contenzioso. Ma si aspetta quello. Capito, ma prende 10 milioni netti all'anno Conte. C'è un altro anno di contratto, non credo che... Voglio dire, glieli regali 10 milioni al Chelsea, lì c'è un contenzioso, quindi è dura, poi quando si parla di soldi a quei livelli, insomma, meglio non fare previsioni. Allora, dobbiamo chiudere qui, 00:53, grazie ad Aldo Fattore, sempre tonico, Aldo, complimenti. Bisogna stare sul pezzo. Sul pezzo, perché guai a fermarsi. Anche perché sono ormai... No, dai, non dire così. Non sembra. Sembra, però no, gli anni sono tanti. Non sembra. L'età non è una grafica, ma biologica, ricordo. Ho 30 anni più di questo signore. Grazie a Maurizio Tacchi, in bocca al lupo. Io ti auguro di trovare subito una panchina, però egoisticamente mi auguro che tu non la trovi, così vieni spesso qui. No, scherzo. Fai la trasmissione lunedì potrei essere libero. Quindi lunedì. In bocca al lupo di cuore, Maurizio. Grazie a te. Grazie per il tuo prezioso contributo, per il tuo prezioso contributo anche a Aldo Fattore. Grazie a Danilo Cinquino in regia, naturalmente a voi per la cortese attenzione. Buonanotte, appuntamento alle prossime edizioni, soprattutto al TG8 Sport di domani, in programma come sempre alle 19:50, quello serale in cui vi faremo vedere anche
i gol della Serie D, ma ci sarà il contenitore della Serie D e soprattutto la trasmissione di Serie C, che è stata posticipata perché oggi si è giocato in B, naturalmente spazio al Pescara, alla giornata di domani, mercoledì, domani ore 20:30 su Rete 8 Sport. Ci divertiamo con Paolo Durante. Tutto, grazie e buona serata.